una visita pastorale, quella alla zona Barca, che è rimasta in sospeso dal marzo del 2020, quando scoppiò la pandemia. Finalmente, da giovedì 1 a domenica 4 dicembre, l'arcivescovo si è recato ad incontrare le tre parrocchie di Cristo Re, Beata Vergine Immacolata e Sant'Andrea della Barca. Sono tre parrocchie grandi, l'Immacolata e Cristo Re molto grandi, più di 10.000 abitanti ciascuna, e parrocchie ben caratterizzate, ecco, con una connotazione molto, molto bella e anche per certi versi molto forte. Sono tre parrocchie anche piuttosto diverse, anche come popolazione. Diciamo che il territorio coincide più o meno con quello delle zone Barca e Santa Viola del quartiere Borgoreno. La zona Barca, quella del villaggio, che è quella della parrocchia di Sant'Andrea, è una zona soprattutto nata nel 1960 come villaggio, una zona di case popolari e con parecchi anziani, direi, mentre la zona di Cristo Re, la zona di Santa Viola, una zona con costruzioni anche più recenti, quindi anche un certo numero di famiglie giovani. La zona della Beata Vergine Immacolata è un po' il nucleo da cui è la parrocchia un po' più grande della nostra zona pastorale, e da cui poi appunto nel 1960 è nata poi la parrocchia di Sant'Andrea. La visita è cominciata giovedì pomeriggio, abbiamo scelto di iniziare al centro sociale del quartiere, al centro sociale Santa Viola, in modo che il vescovo fosse accolto non solo sotto il punto di vista ecclesiale, ma proprio di tutto il quartiere, ed è stato accolto dalla presidente del quartiere. E poi penso abbiamo fatto come scelta di fermarci alla sera a pregare per la pace. Abbiamo creduto che in questo tempo la preghiera per la pace sia una cosa fondamentale. Il venerdì abbiamo dedicato la mattinata alla visita ad alcuni luoghi in cui sono curate persone fragili, quindi l'ospedale, la casa di riposo, un centro di socioassistenziale per disabili. Mentre a pomeriggio abbiamo visitato l'APE, che è questa associazione che da tanti anni alla parrocchia dell'Immacolata si cura del doposcuola per i ragazzi. E molto belle sono state, fra la sera di venerdì e poi tutta la giornata di sabato, gli incontri con gli ambiti della vita pastorale della parrocchia. Alla sera la cena con le famiglie e il sabato mattina dedicato agli operatori della carità, e poi il sabato pomeriggio dedicato alla catechesi dei bambini, e alla sera il vescovo ha incontrato i ragazzi delle superiori e i giovani in un momento di cena e di dialogo molto, molto intenso. E dopo la visita si è conclusa domenica mattina, prima ha fatto colazione con i ragazzi delle medie e poi dopo con una grande messa al centro sportivo del quartiere, al centro sportivo Barca. Una delle cose che mi ha colpito di più di questa visita del nostro vescovo è stata la sua capacità di avere una parola, uno sguardo, un'attenzione per tutti coloro che incontrava. Allora ho detto che questo deve essere un po' da sprone per noi, per tutti noi, metto per me per primo, che dobbiamo sempre avere questa cura delle relazioni, anche magari a discapito dei progetti, degli incontri che abbiamo fatto, quindi cercare di avere noi questa attenzione verso gli altri. Molto pieni, giorni di incontri, di momenti di preghiera e di visite. Con il comitato di zona avevamo pensato gli incontri su quattro ambiti, sui quattro ambiti canonici, liturgia, caritas, giovani e catechesi, più uno, la famiglia, che fin dall'inizio del cammino della zona abbiamo ritenuto essere un altro ambito su cui lavorare insieme. Sono stati tutti incontri molto partecipati, non tanto solo per il numero di partecipanti, ma anche per il numero e il tenore degli interventi, delle domande, delle testimonianze. È un cammino difficile soprattutto quando, come nel nostro caso, siamo tre comunità molto vive, con molte cose da fare. Quindi il rischio è sempre quello di vedere la zona come una sovrastruttura, come una cosa in più, un peso in più da dover portare. A questo si è aggiunta la difficoltà della pandemia,
perché la pandemia ha azzerato molte relazioni e il lavoro di zona principalmente, almeno inizialmente, era un lavoro di creazione di relazioni. Quindi diciamo che siamo un po' ripartiti dall'anno scorso e che questa visita ci ha probabilmente aiutato ancora di più a ripartire. Durante l'incontro con le famiglie, qualcuno ha chiesto ma, al vescovo che cosa fosse la zona per lui e questo secondo me ha un po' aiutato perché molti pensano che le zone siano delle grandi parrocchie, delle macro parrocchie che andranno a inglobare le parrocchie che ci sono dentro. E invece il cammino nella zona è un cammino di comunione, è un cammino in cui bisogna pensarsi insieme anche se si è diversi, anzi soprattutto perché si è diversi.